Eccellenza, signor Presidente Melco, signore e signori. La Madre Chiesa si rallegra. Proprio ieri abbiamo ricordato il 48° anniversario di quel giovedì 11 ottobre 1962, quando il Papa Buono Giovanni XXIII con queste bellissime parole inaugurò il Concilio Vaticano II. Il Papa, chiamato Papa in transizione, aveva dato inizio ad un evento che era ed è una rivoluzione copernicana all'interno della Chiesa. Allora il Papa disse: nello stato presente degli eventi, nel quale l'autorità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della provvidenza divina. Come vedete, non c'è nessuna parola di pessimismo, ma una grande apertura alle letture dei segni dei tempi. In un paragrafo successivo, accentuato dalle poche parole, infatti è un paragrafo che consiste in una sola sentenza, Papa Giovanni diceva: a noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura che annunziano sempre il peggio, quasi come fosse la fine del mondo. Considero una tragedia per la Chiesa quando tutti gli uomini di Chiesa sanno navigare l'internet a 360 gradi ed è il Concilio Vaticano II conosco da poco. Il mio onore è piacere stasera presentare di sua eccellenza Monsignor Bertazzi, già vescovo ausiliare del Cardinale Lercaro, uno dei protagonisti del Concilio Vaticano II, e vescovo emerito della diocesi di Ivrea, padre, uno dei padri del Concilio ancora vivente, che indirizzerà il nostro discernimento annuale lecture 200-2010 sul tema del Concilio Vaticano ieri, oggi e domani. Monsignor Bertazzi. Eccellenze, signore e signori, buonasera. Io chiedo scusa se parlo in italiano, mi avevano insegnato qualche parola anche in maltese, ma non sono riuscito a ricordarla. Devo parlare del Concilio, di questa grande grazia che il Signore ha fatto alla Chiesa del nostro tempo. Dovrei dire che ho conosciuto il Concilio prima, perché ero stato inserito all'ultimo momento in una commissione preparatoria, quella dei seminari. C'erano persone importanti come il padre Congar, per esempio. Avevamo fatto molti documenti e avevamo visto che si era raccolto il meglio del passato. La prima sessione l'ho vissuta non da vescovo, ero a Bologna, e sembrava che il Concilio non si sapeva bene che cosa avrebbe fatto, anche perché era la difficoltà di imparare come svilupparlo. Un mio amico, poi diventato vescovo, è stato famoso ma è morto giovane, Monsignor Tonino Bello, era stato portato dal suo vescovo a Roma. Dopo 10 giorni disse che si perdeva tempo e tornò a casa. Papa Giovanni l'aveva indetto il Concilio perché lui sapeva dalla storia come erano stati importanti i concili ecumenici, ma lo disse soltanto all'improvviso
Perché dopo il Concilio Vaticano I, 1869-70, che aveva definito il primato e l'infallibilità del Papa, sembrava che non fosse più necessario un concilio. Pio XII voleva farne uno e i suoi collaboratori gli dissero: non è necessario. Papa Giovanni non lo disse ai collaboratori, lo disse solo al segretario di Stato, ma sotto segreto di confessione, così non lo dirgli. E poi lo disse ai cardinali convocati a San Paolo, e quando l'aveva detto hanno dovuto prepararlo. Ma qualcuno ha detto che Giovanni XXIII ha aperto il concilio, ma forse non sapeva come l'avrebbe chiuso. Paolo VI ha chiuso il concilio anche se non l'avrebbe aperto. Ma tant'è vero che Papa Giovanni, quando ha visto i 72 documenti preparati, era già contento di quei documenti, dice: qualche cosa di nuovo hanno detto. Ma quando i vescovi si sono trovati in concilio, hanno trovato che quei documenti riassumevano il passato. Non c'era bisogno di un concilio, noi dobbiamo guardare il futuro. E hanno praticamente cambiato tutti i documenti. E Papa Giovanni a quel punto ha dato loro l'autorità di cambiarli, e i vescovi hanno capito che il concilio era nelle loro mani. Quando sono entrato in concilio alla seconda sessione, 1963, allora mi sono reso conto di che cosa era il concilio. Era la Chiesa Cattolica, tutti i vescovi della Chiesa Cattolica. Era la prima volta che il concilio era veramente ecumenico. I primi concili erano tutti i vescovi intorno a Costantinopoli, poi erano i vescovi intorno al Mediterraneo. Al concilio di Trento erano i vescovi latini, perché i tedeschi erano diventati protestanti. E anche il concilio Vaticano I era un concilio europeo, perché tutti i vescovi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia erano tutti europei missionari. Era la prima volta che un concilio era umanamente ecumenico. Africani, veri africani, asiatici, veri asiatici, latinoamericani, vero latinoamericani. E allora, ecco, l'impressione veramente della Chiesa Cattolica. E questo io credo che sia importante, anche lo diremo dopo, per capire la Chiesa. Perché il Papa Giovanni l'aveva indetto, ma forse non prevedeva dove sarebbe arrivato. Paolo VI ha visto, l'ha seguito e poi l'ha confermato, ma forse anche lui all'inizio non sapeva dove sarebbe andato, l'ha seguito con la sua autorità, l'ha controllato e l'ha firmato. E allora questo ci dà l'idea di che cos'è la Chiesa come comunione. La seconda cosa che ha fatto Papa Giovanni, dopo aver indetto il concilio, ha detto: questo non deve essere un concilio dogmatico, ma pastorale. E che sembrava che fosse un concilio di minore importanza. Noi raccontavamo delle volte anche degli scherzi, delle barzellette, si possono dire anche qui, sì. Sì. Dicevamo che una mattina un certo cardinal Ottaviani, era famoso, era allora era il Santo Ufficio, dove poi è andato il cardinale Ratzinger, ma Ottaviani per fortuna non è diventato papa. Allora dicevamo che una mattina si era svegliato tardi e aveva chiamato un taxi: portami in fretta al concilio.
è entrato nel taxi e si è riaddormentato. Dopo mezz'ora si è svegliato, era in aperta campagna. Ma dove mi porti? Al Concilio di Trento. Perché quello era un vero concilio, il concilio dogmatico è quello che definisce i dogmi, le verità. Un Dio, tre persone, una persona, due nature, i sacramenti, e chi non li accetta, anatema sit, scomunicato. Questo è il dogmatico, i principi e chi non li si sta. Il pastorale non è che rinuncia ai dogmi, ma prende la gente com'è e cerca di portarla ai dogmi. Perché la gente cambia come sensibilità, come mentalità. Faccio due esempi. Nel 1800 i papi scomunicavano la democrazia. No, la democrazia è diabolica quasi. I papi dicevano la libertà religiosa è un'invenzione del diavolo. Nel Concilio Vaticano II Pio XII ha detto la democrazia è il modo migliore per guidare la società. La libertà religiosa è doverosa. Cioè, si capisce, si guarda la democrazia in modo diverso, più migliore di come si vedeva una volta. La libertà religiosa è valutata come l'aspetto personale con cui si va alla religione. Ecco perché allora il concilio pastorale non è un concilio che rinuncia ai dogmi, ma è un concilio che vuole portare ai dogmi la gente di oggi. E io vorrei allora sottolineare, puntualizzare soprattutto le quattro costituzioni, perché il Concilio alla fine ha fatto 16 documenti, 3 sono dichiarazioni importanti, per esempio la libertà religiosa, ma di punti speciali, 9 sono decreti di carattere pratico, cosa devono fare i vescovi, cosa devono fare i preti, cosa devono fare i religiosi, cosa devono fare i missionari, cosa devono fare i laici, importanti ma di carattere pratico che più facilmente possono anche, camminare coi tempi. Ma in tutti i 20 concili ecumenici, questo era il 21esimo, i documenti fondamentali sono sempre state le costituzioni. E il Concilio Vaticano II ha fatto 4 costituzioni: la parola di Dio, la liturgia, la Chiesa in sé e la Chiesa nel mondo. E si chiamano con le prime parole latine Dei Verbum, parola di Dio, Sacrosantum Concilium, il Sacrosanto Concilio perché il primo documento aveva un titolo generico, Lumen Gentium, Gesù è la luce delle genti, e Gaudium et Spes, le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa. E io credo che proprio da questi, in questi documenti, si vede la qualità del Concilio Vaticano II, che non ha detto delle verità nuove, ma le ha dette in modo le verità di sempre, alcune volte anche recuperando delle verità iniziali che si erano dimenticate, si erano fatte delle tradizioni che sono delle modifiche secondo i tempi. In tutte le religioni avviene così. Io non mi intendo molto dell'islamismo, ma vi dicono per esempio che il burka e certe operazioni chirurgiche che fanno le donne non ci sono nel Corano, sono state portate da tradizioni umane successive. E così anche nella Chiesa ci possono essere state delle tradizioni umane successive, e allora dobbiamo ritrovare nella